Davide, siamo abituati a vederti sul terreno di gioco, oggi invece sei qui con i giovani calciatori d'Imperi a parlare di calcio e di sport. Oggi più emozionante ancora, arbitrare una partita di calcio ad alto livello è emozionante, perché pochi lo sanno, ma noi arbitri viviamo di emozioni forti. Parlare davanti a bambini di 8-12 anni che iniziano un'avventura come questa, che spero li possa portare a vivere di sport per 20 anni e più come è successo a me, è una responsabilità ancora più grande. Spero di poter dare qualche concetto, poter trasferire un po' della mia esperienza, poter trasferire un po' dei valori che lo sport ha insegnato a me, perché comunque io mi sto avvicinando anno dopo anno verso la fine della mia carriera, che spero chiaramente sia più in là possibile, però prima o poi la fine arriva per tutti e loro invece sono il futuro di questo sport. Cosa ti ha dato fare l'arbitro sotto il profilo umano? Ecco, questo è uno degli argomenti che toccherò stasera. Fare l'arbitro da quando avevo 15 anni a oggi mi ha portato a crescere molto in fretta, a diventare uomo, prendere decisioni importanti in pochi secondi, significa imparare ad assumersi un grosso carico di responsabilità sulle spalle. E passi adesso che sono un professionista, che lo faccio di lavoro ad alti livelli, ma farlo a 18 anni ti dà tantissimo dal punto di vista umano. A 18 anni arbitrare già degli adulti, confrontarsi con degli adulti e prendere decisioni importanti in contesti difficili ti insegna molto. Spesso ricordo che il mio percorso all'università, che è un percorso che abbiamo fatto in tanti, per me è stato un percorso più semplice, perché io ero sotto esame tutte le domeniche, quindi un esame universitario era soltanto uno in più, non era una cosa così particolare. Questo incontro, che è, noi speriamo, il primo di una serie di incontri, è un incontro con l'arbitro internazionale Davide Massa, quindi una persona di spicco assolutamente nel panorama imperiese e a livello sportivo, direi lo sportivo di maggior rilievo che abbiamo. Sarà un incontro libero, aperto, in cui i bambini faranno tante domande a Davide e Davide risponderà con piacere. Questo è proprio parte di un progetto che vuole portare i bimbi intanto a fare sport, quindi noi invitiamo qualsiasi genitore che ha un bambino in questa età, 2002-2009 anno di nascita, a venire a portarlo per vedere che cosa vuol dire giocare a calcio, ma se vuole portarlo da un'altra parte, basta che il bambino faccia sport, noi ne siamo felici. Questa è una cosa, è un messaggio che noi vogliamo dare. Quando ho deciso di intraprendere questa avventura puntavo molto sul fatto che comunque questa città, nonostante tanti problemi, ha comunque sotto delle risorse importanti che bisogna aver voglia così di andare a solleticare e vederne. Noi questa voglia l'abbiamo un po', perché comunque io con questi colori ho fatto quasi tutto, mi manca di fare presidente ma escludo di farlo, e quindi sono veramente legato, mi ha dato tante possibilità. Nel mio piccolo, con altri amici, cerchiamo comunque di restituire qualche cosa.